Penso che sia inevitabile dedicare una riflessione alla finale di Coppa Italia di ieri, anche se immagino che alcuni tifosi della Fiorentina abbiano preferito guardare film, serie televisive, cartoni animati, non so, storie di nature e animali, però insomma quella finale è stata una finale, è stata anche una bella finale. E una riflessione nasce da una parte, credo che chi l'ha vista da tifoso della Fiorentina, insomma, un sorriso nel vedere come ancora una volta Gasperini abbia fallito l'assalto a un trofeo. Il tecnico è bravissimo, ha costruito un grandissimo progetto calcistico, però insomma ogni volta che prova a fare quel salto di qualità, alzare una coppa che probabilmente rispecchierebbe anche in maniera meritata il lavoro fatto, viene respinto al mittente. Ora ci avrà una seconda occasione, un po' come è successo l'anno scorso alla Fiorentina dopo la sconfitta contro l'Inter in Coppa Italia, vediamo se farà meglio in Europa League. Però, e chiudo dicendo che anche se la parola, il nome vietato è una parola che è rimpianto altrettanto vietata, insomma io credo che sia proprio impossibile non pensare a quello che ha fatto Vlahovic ieri sera, e credo che sia impossibilissimo, come disse Matarrese, immaginarsi per un secondo cosa sarebbe la Fiorentina oggi, ieri, in questi due anni, cosa sarebbe stata in questi due anni con Vlahovic. Provate a pensarlo, tirate voi le valutazioni, poi magari molti risponderete: a noi di Vlahovic non ce ne frega niente. Per me invece Vlahovic è un grande rimpianto.